Per quanto riguarda il sostegno ai distretti, crediamo anche che con riferimento alla tecnologia, ad esempio la creazione di piattaforme tecnologiche comuni proprio nell'ottica dell'abilitazione delle imprese, ma anche un sostegno forte, che è più politico, non è che richieda risorse, ad esempio di una valorizzazione forte dell'alternanza scuola-lavoro, che nei distretti dove anche i sistemi scolastici sono spesso legati in modo forte al sistema produttivo, possa essere utile. Quindi da parte nostra tutto il nostro sostegno su questo fronte, crediamo che sia la strada giusta. Grazie. Grazie collega Vignali. Adesso passiamo all'interrogazione numero 3548 dei deputati Matarrese ed altri concernente iniziative volte a mitigare il rischio idrogeologico con riguardo alle coste della Puglia. Il deputato Matarrese ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie Presidente, signor Ministro. Nel giugno scorso si è verificato in Puglia un ulteriore fenomeno di dissesto della costa, in questo caso nelle vicinanze di Monopoli, una delle zone più di pregio dal punto di vista turistico per la nostra regione. In generale la Puglia è afflitta da questo fenomeno e questa problematica è stata oggetto di una mia precedente interrogazione, in esito alla quale risultarono stanziati nella legge di stabilità dell'esercizio precedente 55 milioni di euro per interventi di risanamento di messa in sicurezza delle coste. Quindi le chiedo se la Puglia si è dotata di un piano di monitoraggio accurato di queste problematiche, quali interventi prioritari sono stati posti in essere e soprattutto se questa problematica relativa al comune di Monopoli, ripeto, una zona di particolare pregio turistico, sia inserita nei piani di intervento previsti dal Governo. Grazie. Grazie. Il ministro Galletti, prego. Grazie all'onorevole interrogante, all'onorevole Matarrese, per una domanda di attualità che riguarda il rischio idrogeologico che, ahimè, non colpisce solo la Puglia ma tutto il Paese. Abbiamo acquisito degli elementi, oltre che dal mio Ministero, naturalmente dagli enti territoriali competenti. Il Ministero dell'Ambiente ha voluto affrontare fin dal primo momento, in maniera strutturale, le problematiche relative al rischio idrogeologico in Italia e così abbiamo avviato il Piano Nazionale degli Interventi di Mitigazione 2015-2020, definito attraverso proposte di interventi che sono state presentate dalla Regione e inserite dentro il programma informatico RENDIS, che oggi è la banca dati del rischio idrogeologico. Dalla verifica effettuata nel sistema, che raggruppa regione per regione, comune per comune, le richieste di finanziamento per gli interventi di mitigazione dell'erosione costiera e contro il dissesto idrogeologico, è presente per Monopoli una sola richiesta di finanziamento per un intervento dal titolo Mitigazioni delle instabilità dell'area costiera del Comune di Monopoli, per un importo di 4 milioni di euro, che risulta essere sviluppata a un livello progettuale di fattibilità e pertanto ancora non maturo per un'immediata cantierabilità. Lo stesso Comune ha inoltre presentato alla Regione Puglia tre progetti contro il dissesto idrogeologico, di cui due relativi al recupero del dissesto idrogeologico per la Lama San Vincenzo, finanziato dalla Regione con deliberazione di giunta del 19 aprile 2016, ed un progetto relativo alla sistemazione idraulica del canale Recchia e del tratto terminale.